Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video spesa. Questa volta siamo andati da Bennett, è abbastanza una spesona, abbastanza. Quindi insomma vi mostro tutto, oggi vi ho messo così anche se sono in condizioni pessime, ma l'altra volta mi avete detto che vi è venuto il mal di mare, alcune di voi, quindi insomma quando riesco non sono proprio in pigiama o conciata in maniera tragica, cerco sempre di farvi il video così. Parto subito perché ho tante cose, dobbiamo ancora cenare, quindi è tardissimo. Allora, ho preso un po' di affettati, ho preso prosciutto crudo San Daniele DOP che stava in offerta, abbiamo preso 4,54 euro, un etto e mezzo. Poi ho preso la mortadella IGP di Bologna con i pistacchi a 2,22 euro, un etto e 60. E poi prosciutto cotto ricafetta 4,08 euro, 2 etti e 74. Poi c'era l'offerta sulle briochine, visto che tra poco Federico ritorna anche a scuola e chiedono la merenda, a volte è comodo un Kinder Brioche o se no gli faccio anche il pane e marmellata, però da tenere lì per quando insomma o sono un po' di corsa. E era in offerta 1,99 euro da Bennett, quindi ne ho prese due confezioni. Qui c'è l'altra, queste qui al latte che a Fede piacciono molto, sono molto delicate. Poi queste per Ricky gli piacciono tanto, quindi le ho prese. Poi abbiamo preso le giravolte crocca e fila, non le avevo mai provate queste qui al formaggio e quindi abbiamo fatto questa prova. Poi sempre in offerta ho trovato questi qua che mi ispiravano tantissimo, i duetto salsiccia e patate, fatti così, stavano in offerta neanche 2 euro, quindi li ho voluti provare. Poi abbiamo preso da farci una specie di aperitivo questi irresistibili citterio e salame in bastoncini. Ho preso 10 uova Bennett, sempre levate a terra. Poi carne per Nala con pollo tacchino e piselli, questa qua l'avevamo già presa e è anche molto conveniente, mi pare 99 centesimi. E poi da abbinare sempre a queste qui al formaggio abbiamo preso anche queste qua, speck e formaggio. Aspettate che la bimba piange, arrivo subito. Poi un po' di scorta di latte per Alessandra, noi prendiamo questo del Lactamil, il 2, dai 6 mesi ai 12 mesi, ne abbiamo presi 5 bottigliette. Voilà. Poi ho preso questi gnocchetti tricolore, poi questa pappa pronta, questa qui la prendo da tenere sempre come sapete di scorta, vedete che qui ne ho utilizzata una, perché appunto per dire quando siamo tornati tardi dalla spesa io la metto un secondo nello scaldabiberone scaldapappe e al volo gliela do più velocemente. Quando ho finito le scorte della mia preparate in casa, se devo uscire o qualcosa di veloce, uso queste qua. E poi due confezioni di panna da cucina, l'altra non so dove sia finita, sarà in qualche altra borsa. Poi passiamo all'altra. Allora, qua invece abbiamo cereali, questi qua, io amo questi qui nel latte, i Kellogg's Special K, cioè classici integrali. Poi ho preso le banane, queste stavano in offerta, anche questa è 1 euro e qualcosa al chilo, quindi ne ho prese un po'. Poi in offerta c'era anche questo sugo qua che è il mio preferito, se non l'avete provato provatelo perché è qualcosa di super buono, è il pesto di noci di Giovanni Rana, buono buono buono, solitamente costa parecchio, una confezione così costa sui 2,83 euro, io l'ho trovato a 1 euro e poco più, quindi l'ho preso. Poi Riccardo ha preso questa pancetta dolce da farci poi la pasta. Poi ci siamo presi un vinello, questo qui rosso, il Piemonte Doc Barbera 2017, stava anche questo in offerta a 2 euro e qualcosina con la tessera, quindi l'abbiamo preso. Poi un pacco di zucchero, due confezioncine di fruttina,
Questa qua è pera, 100% naturale della Melin, e questa è frutta mista, anche perché mele e banana gliele faccio io, quindi... Poi, qua c'è l'altra latta di carne per Nala, questa qua è manzo e carote. Poi, gorgonzola, che si sta sciogliendo, sta scendendo lentamente, quindi è il caso che la metta in frigo. Poi, la pasta Fissan per il cambio di Alessandra, con questa ci troviamo molto molto bene. Hanno cambiato il packaging, è opaco, però ne ho ancora dell'altra, però così ce l'ho già di scorta. Poi abbiamo preso un po' di carne, abbiamo preso questa salsiccia qua che stava anche questa in offerta a 3 euro, non mi ricordo più, comunque ce n'è mezzo chilo, ho pagato 3 euro e qualcosina in più. E questi arrosticini, io vado pazza, proprio pazza per gli arrosticini, e quindi ho preso questi qua, i mini rustici, offerta speciale anche questa. Poi zuppole per la colazione, poi olio Monini che era in offerta speciale, 3 euro mi pare, 3,10, olio extravergine di oliva che utilizzo anche per le pappine di Ale, giusto un filino, e mozzarelle tris della Granarola, anche questo a 1,40 euro. Prendo l'ultima busta. Come ultima busta abbiamo preso questo, oddio ci manca che cade l'olio, spostiamolo, ho preso questo pollo dell'Aia, anche questo aveva il 40% di sconto, 3 euro anziché 4,99. Poi Philadelphia maxi gigante da 2,50, anche questo a 1 euro e poco più. Pane, dopo ci sarà da divertirsi a sistemare, ops, tutto. Poi 2 litri di latte Riccafonte, quello che prendiamo sempre che ci piace, mi pare ci sia anche al Carrefour. Poi 6 mele rosse, queste qua anche da fare grattugiate per Alessandra, sono ottime. Poi una retina di limoni che ho finito, l'altra panna è comparsa, scusate i rumori, ho la finestra aperta perché quando torniamo apriamo sempre tutto. Piadine riminesi, io guardo sempre che ci sia scritto romagnolo, riminese, IGP, quando trovo le offerte guardo sempre questi dettagli perché Romagna la sento anche un po' casa mia. Questi biscotti che ha preso Riccardo a panino con la cioccolata dentro, booster col formaggio e yogurt un po' più sfiziosi per la merenda, per quando Fede torna a scuola, c'è nocciola, vaniglia, stracciatella e pistacchio. Credo di avervi fatto vedere tutto, abbiamo preso anche questa fruttina che non ha zuccheri aggiunti, non ha niente, è solo frutta. Visto che aveva fame Alessandra, abbiamo preso questa fruttina, banana e mela, e poi arrivati a casa gli abbiamo dato la sua pappa. Io credo di avervi mostrato tutto, vado a sistemarmi la spesa e niente, io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!